settore delle fiere, chiaramente, fiere e congressi, è stato il settore più massacrato da questa vicenda della pandemia, anche per un fatto meramente logistico e tecnico-organizzativo, nel senso che noi purtroppo non siamo un'attività che tra una settimana ci dicono di aprire e riapriamo. Noi purtroppo abbiamo dei tempi organizzativi che vanno da 2, 3, 4, 5 mesi, quindi purtroppo per noi il tutto è stato molto ma molto drastico. Per fortuna però abbiamo una data di ripartenza che è il 15 giugno e la vediamo come una nuova alba. È chiaro che tutto si sposta al secondo semestre dove ognuno di noi già sta cominciando a programmare le nuove attività fieristiche da presentare al pubblico e agli operatori. Noi in particolar modo la prima nostra manifestazione di questo post pandemia sarà Sposi in Love, che quest'anno tra l'altro festeggia un compleanno importante che è stata rimandata nel 2020 chiaramente, è la sua decima edizione, un appuntamento importante con il Moldo Wedding che tra l'altro è stato anche lui massacrato, i matrimoni lo sappiamo da questo virus. E che sia un inizio nuovo per tutti, un inizio nuovo per le fiere, per i matrimoni, per gli eventi in generale e che possa dare uno slancio diverso e forse anche per certi versi azzerando un po' tutto con nuovi stimoli e nuovi traguardi da raggiungere. Sposi in Love di quest'anno ha tantissime novità, una su tutte è la nuova location. Finalmente siamo in un padiglione tutto su un piano con altezze importanti, i classici padiglioni delle fiere. Nel padiglione C1 del centro commerciale Bicocca, a due passi dal centro della città, degli snodi di tangenziale autostrade, circondato dai più grandi centri commerciali che abbiamo nella nostra città, da Ikea a Centro Sicilia a Porte di Catania, si svolgerà la decima edizione, ricca di eventi, ricca di sfilate perché si presenteranno 350 abiti in passerella tra sposo e cerimonia donna. Con un'aria sfilata che sarà degna delle passerelle milanesi degli eventi più importanti del settore. Un grandissimo in bocca al lupo intanto agli espositori per il loro ritorno agli eventi wedding e un grande in bocca al lupo al tutto il settore delle fiere e dei congressi e ai miei colleghi per una ripartenza che sia importante e che dia slancio all'economia del paese. È chiaro che ancora in questa prima fase di ripartenza tutti ci dovremmo attenere a dei dispositivi di sicurezza, a delle linee guida che chiaramente diciamo, non ci spaventano assolutamente perché comunque possiamo tranquillamente gestirli, soprattutto quando si tratta di padiglioni importanti come quello dove noi andremo a realizzare la manifestazione. Pertanto ci atterremo scrupolosamente a tutte quelle che sono le linee guida, ma senza creare difficoltà né agli espositori né ai visitatori che in serenità e in tranquillità svolgeranno le proprie attività all'interno della manifestazione così come fanno nei propri negozi o nei propri showroom o nella vita normale di ogni giorno che ormai affrontiamo.